Stasera niente MTV. With Asahi, Japan's number one beer. And Volkswagen Polo. Benvenuta Simona Cavallari, che voglio proprio dirlo, è la verità, in televisione si dice troppo, ma a me che me ne frega, è una donna meravigliosa ed è anche un'attrice straordinaria, grazie. Grazie, grazie a te Ambra, sono molto contenta di essere qua nel tuo show. Senti, allora, dicevamo, donna, attrice, ma soprattutto madre di due splendidi bambini. Sì, due piccoli amori che sono tutta la mia vita, tu capirai, anche tu hai i due bambini, quindi... E come no. Li guarda, saluto. Io parlerai tutto il giorno, ma veramente tutto il giorno, di loro. Come si chiamano i tuoi figli? Pablo Alberto e Santiago Ramon, hanno quasi 6 e quasi 5 anni. Vuoi salutarli? Sì. Ciao Sganapponi! Salutiamo i Sganapponi! Un bel applauso ai Sganapponi di Simona Cavallari! Senti, ma tu hai una ninna nanna particolare per farli addormentare? Sì, di solito racconto fiabe, mi piace molto. Questo lavoro appunto ha sviluppato la capacità di inventare, di raccontare. Devo dire proprio grazie al mio lavoro. Senti, sì, a proposito, siccome io sono qui, scusami se ne approfitto per fare questo lavoro, ma loro sono lì che stanno per andare a dormire. Posso cantargli un attimo la loro canzone preferita? Si chiama Il gatto puzzolone. Il gatto puzzolone è allergico al sapone, non ha più il pelo bianco perché non fa mai lo shampoo, continua a non lavarsi e ne conosco tanti che vogliono imitarlo, bambini ma anche grandi. Il gatto gatto miau, il gatto gatto miau, gatto sei sicuro? Mamma mia ragazzi, un attimo, cioè se devono andare a dormire non è che lo decidete voi quando finisce una ninna nanna. Un bel applauso, eh? Buonanotte figli di Ambra. Senti, ora che abbiamo messo da parte tutte queste cose, abbiamo messo a letto i nostri bambini, i tuoi vanno d'accordo tra di loro? Sì, sì, certo, giocano molto, si divertono tra di loro, quando la mamma è fuori per lavoro, perché grazie al cielo io lavoro molto. E quindi, sì, non dimentichiamo che Simone è una brava attrice, impegnata, gira sempre tra un set e l'altro, non si ferma mai. Parliamo quindi un po' del tuo lavoro. Ti abbiamo visto da poco nel successo televisivo Il capo dei capi. Esatto, sì, sono contenta che mi dai l'occasione per parlarne. Ma figurati, è piaciuto ai tuoi bambini? Sì, e io... Ai miei bambini gli faccio vedere la storia di Totò Riina, ma non è mica una fiaba, no? Ma certo lo so che non è una fiaba, ma certo che lo so. E che DVD hai messo quella sera, Shrek? Guarda, i miei ne vanno matti di Shrek. Sì. Guarda, ne vanno matti, impazziscono. Anche impazziscono. A te piace tantissimo, vedo, eh? Come sì, me sì, è diciamo... piaciuto molto girare Il capo dei capi, che è stato un lavoro molto importante, ha suscitato molte polemiche sui giornali, interrogazioni parlamentari, cose quella, adesso non ricordo nemmeno dove. Ma a proposito, come hanno reagito a tutto questo clamore? Ma chi? I tuoi figli, no? E chi, scusami, Shrek? Non so, vedi tu. I miei figli ancora non leggono i quotidiani, non credo che su Topolino abbiano parlato di Torino. Ecco, come vedete Simone è un po' stanca, girare da un set all'altro non fa sempre bene, però giustamente si sa, avere due figli, ragazzi, è un bell'impegno. Sì, no, è solo che io vorrei parlare del mio lavoro e basta, insomma, ecco. E allora eccoci qua, basta chiedere, inutile scaldarsi, voglio dire, chi non ti ricorda nella mitica Piovra. Un bel applauso alla Piovra. Sì, allo sceneggiato, spero, non alla mafia. Ma certo, allo sceneggiato la Piovra, mica la mafia, giustamente. No. A proposito, a questo punto, siccome parliamo del toro, mi viene da chiederti, ma i tuoi figli lo mangiano il pesce? Perché fa bene, sa? Il pesce è una cosa importante per l'alimentazione. Ma che c'entra la Piovra, i tentacoli della mafia, che c'entra col pesce dei bambini? Vabbè, sbaglia a prenderla così, perché al pesce i bambini fa molto bene, basta bollirlo in pentola, ci metti un filo di limone, un filo d'olio, guarda, sapessi come crescono bene, magari i tuoi, non senti, so, adesso li vorrei vedere. Ma comunque, senti, pensavo che fosse insomma una cosa importante da dire, anche perché a questo punto è arrivato anche il momento di congedarti, sì. Allora dovrai tornare a casa dai tuoi figli, mi sembra anche ora. Noi ti ringraziamo per essere stata nostra ospite e soprattutto ringraziamo Pablo Alberto e Santiago Ramon. Senti,
Potresti almeno ricordare il mio nome? Ma come no, grazie anche alla mamma di Pablo Alberto e Santiago Ramon. Sì, vabbè. Ciao Maria. Ma no, aspetta Simona, potremmo ancora parlare del reflusso gastroesofageo, potremmo parlare del rigurgito e la notte, i tuoi dolori.